Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo a giovedì, fatemi vedere che ore sono. Sono le 8 e 16 e è giovedì 14 marzo. Allora, sono già pronta, mi sono già pulita e sistemata e mi sono vestita un pochino da casa. Ecco, mi vedete lì riflessa nello specchio. Mi sono vestita da casa perché adesso, allora, vi dico già da subito che sto a mille e devo fare un botto di cose oggi, quindi non sarà un vlog rilassante, casalingo, per niente, perché devo fare tutta una serie di commissioni che non ho fatto ieri, perché ieri invece sono stata tutto il giorno a casa, davanti al computer. Sarei dovuta uscire ieri mattina, ma poi invece, no, mi sono messa a fare altro, ma di tutto questo vi aggiorno magari, più tardi, in un Get Ready With Me che caricherò oggi stesso, perché ieri con il fatto che ho lavorato molto, praticamente tutto il giorno sono stata davanti al computer e infatti si può anche vedere dalla mia pelle che sta diventando sempre più spenta, grigia, perché non esco. Sì, ieri con il fatto che sono stata tutto il giorno davanti al computer non ho registrato nulla. Comunque, a parte queste chiacchiere iniziali, adesso prendo i calzini. Eccoli qua. Mi metto i calzini, metto le scarpe da ginnastica e andiamo di sotto a fare le prime cosine scritte sulla lista. Ho una lista molto lunga di cose da fare oggi, me le sono proprio scritte tutte perché altrimenti ho paura di dimenticarmi qualcosa e poi soprattutto le ho scritte proprio in ordine. Prima rogna della mattinata, devo lavare queste scarpe. Queste sono mie, vedete tutte piene di fango ormai secco, e queste del mio fidanzato. E sono così da 2 settimane, non lo so, quei giorni che eravamo rimasti qui nel Lazio, subito dopo essere tornati da Firenze e prima di andare giù in Puglia. Eravamo andati a fare una passeggiata in bici al mare, però c'erano tante pozzanghere, c'era tanto fango e abbiamo ridotto sia le bici che le scarpe in questo modo. Le bici poi le pulirò più tardi in pomeriggio, però le scarpe le devo lavare subito perché così almeno hanno il tempo di asciugare tra oggi e domani, poi magari le riutilizzeremo. Allora, scarpe lavate è stato più semplice di quello che pensavo perché il fango, essendo secco, è venuto subito via e l'ho messa ad asciugare qua su questo pozzo che c'è qui in campagna. E sì, non so se sentite il rumore, ma qui ci sono anche le api perché più in là, in un campo qua vicino, abbiamo le casette delle api. Comunque, guardate un po' che cosa c'è qua. È una piantina, vediamo se la riconoscete, di mentuccia, che è nata proprio qua tra le varie fessurine che ci sono qui su questo pozzo. Vabbè, queste sono due noci perché qua sopra c'è l'albero del noce. Però l'anno scorso noi qua ci tenevamo vari vasi con delle piante, tra cui c'era anche la mentuccia. Poi è stata spostata, l'abbiamo messa da un'altra parte. E però qua vedete è nata, si vede che vari semini sono caduti qua fra queste fessurine. Molto carina e profuma tantissimo. Allora, io sono in macchina, sto andando in paese e non so, sì, si vedono un pochettino da dietro, ho delle buste qua dietro che devo lasciare a un'organizzazione no profit, come si chiamano le organizzazioni, quelle di beneficenza, che appunto raccolgono abiti usati. Ah, ecco che mi sono dimenticata. Mi sono dimenticata, abbiamo un vecchio televisore, però di quelli piatti, ma proprio i primi che uscirono, che non utilizziamo più e quindi lo volevo portare lì perché ancora funziona. Ma mi sono dimenticata. E invece però comunque mi sono ricordata di caricare in macchina, alcune già c'erano qua dietro, ne ho caricate altre, dei bustoni di abiti che non mettiamo più, ma che sono ancora in buono stato, e li porto appunto in questa organizzazione no profit, credo che si chiamino così. Allora, buste lasciate, c'è una serra dove in autonomia voi aprite, potete mettere dentro le cose e vedete tutte le cose che hanno già lasciato le altre persone che hanno donato, e c'erano delle cose bellissime, avrei voluto prenderle. Vabbè.
Visto che mi si è accesa proprio adesso la spia del carburante, e stavo proprio qua vicino a un distributore, ne approfitto, mai successo prima, che io la mettessi proprio subito. Questa volta la metterò subito, appena si è accesa la spia. Appena uscita dal commercialista e adesso mi attende la banca, un giretto in banca. E poi devo andare a fare l'offerta, voglio passare a Fastweb. E ho provato a farlo direttamente online per accorciare i tempi, ma non mi ricordo perché l'ho fatto avevo provato la scorsa settimana, c'era un qualcosa che non mi quadrava e quindi preferisco passare direttamente in negozio. Per voi è passato pochissimo, solo qualche secondo. Per me in realtà è passato un bel po' di tempo perché sono stata in banca e lì c'era parecchia fila. Ho dovuto aspettare quasi una mezz'oretta buona, no, in realtà più di una mezz'ora. E poi dopo sono andata a fare questo passaggio dal mio operatore telefonico che è ancora Iliad e che passerà fra 3 giorni a Fastweb. Quindi ho fatto anche quello e adesso voglio andare, devo fare altre commissioni, però voglio passare un attimino in quel mercatino dell'usato che vi dicevo, giusto per vedere se vedo qualcosa di carino, magari lo prendo. Proprio una cosa al volo, starò lì tipo 10 minuti, non di più. Comunque, ho provato una sensazione di ansia che mi ero dimenticata effettivamente, ma la provavo molto spesso, cioè attacchi di panico mai avuti. Non credo di averli proprio mai avuti, dei veri e propri attacchi di panico, però tanta, tanta ansia sì, e era da un po' che non la provavo. E effettivamente invece oggi, quando ho parcheggiato in centro, mi è rivenuta questa sensazione dentro che è veramente fastidiosa. Allora, dovete sapere che questo paese è, sì, diciamo, tra un paese e una città, è una cittadina, ecco, non ha pochissimi abitanti, ma non ne ha neanche tanti a dire che non ci si conosce l'uno con l'altro. Quindi, se sei cresciuta qua, bene o male, le persone le hai già viste qualche volta, quindi di vista ci si conosce tutti. E mi ero dimenticata effettivamente di avere questo problema, ovvero ho difficoltà a camminare nelle stradine, e mi sento proprio in difficoltà quando mi incrocio con delle persone, intanto ecco sono arrivata dove ora devo andare, quando mi incrocio con delle persone che conosco di vista, perché mi viene sempre quella cosa da dire, con il fatto poi che io non abito qui, quindi è da tanto magari che ci si deve vedere, mi viene sempre da dire ma mi riconosce oppure è quella persona, ma la devo salutare oppure non la devo salutare? Si creano sempre questi equivoci nella mia mente, poi magari quella persona sta pensando ma oggi che farò a pranzo, quindi non pensa assolutamente a me. Però mi è successo che invece alcune persone magari mi avessero riconosciuta e quindi mi volessero salutare, ma c'è sempre quell'equivoco e quindi questo mi genera molta ansia. E in più ci sono altre persone che conosco abbastanza bene, che quindi potrei salutare, ma io, cioè, sono una persona molto introversa, ma proprio tanto, tanto. Magari non lo so se si capisce dai video, perché comunque mi espongo così tanto, espongo la mia vita privata, però è diverso perché io parlo davanti a una videocamera, ma se dovessi essere in mezzo a tante persone che mi conoscono, io è per quello anche che a me non piace organizzare feste, matrimoni, perché mi sento molto a disagio. E oggi ho parcheggiato per andare al negozio per fare il passaggio a Fastweb e c'erano due signore che stavano chiacchierando. Da lontano, ho subito riconosciuto una di queste due signore che era una maestra delle elementari, che però non faceva, forse per qualche anno mi ha
fatto da insegnante, ma in realtà lei insegnava propriamente in un'altra sezione. Io stavo nella sezione D e lei mi ricordo ancora che insegnava nella sezione C, la maestra Cristina, che probabilmente lei non mi avrebbe mai riconosciuta, però stavano parlando e vedevo che lei mi guardava, ma secondo me lei mi guardava semplicemente perché io stavo passando, non credo che lei mi riconosca, quindi ho sempre questa, non lo so, questo dubbio che mi genera molta ansia e quindi io evito semplicemente, riconoscendo prima la persona che forse mi potrebbe riconoscere. E devio lo sguardo e guardo da qualche altra parte. Però calcolate che ho fatto un'unica stradina per andare in questo negozio e ho incontrato questa maestra Cristina. Poi dopo ho incontrato un altro signore che mi è parente alla lontana, ma lui fortunatamente non mi ha visto perché si stava già avvicinando al suo scooterone e si è messo il casco, quindi quello l'avrei salutato. E poi gli altri ho incontrato una signora che anche quella secondo me è una mia parente alla lontana, che forse mi riconosce, ma io ho deviato lo sguardo. Lo so, a me il dire ciao mi provoca molta agitazione perché me lo preparo prima, cioè vedo una persona e penso, ora gli devo dire ciao. E questa cosa non lo so perché, non è maleducazione, cioè sono contenta di salutare le persone, ma sono ancora più contenta di non incontrarle perché questo non mi genera dell'ansia. E quindi a me piace molto vivere in posti dove le persone non mi conoscono. Questo è carino. C'è anche questa vetrinetta, però boh, non mi piace perché è troppo spessa qua nelle bordature. Questa è una madia. Allora, appena rientrata in macchina ho preso tre quadretti al mercatino, sono deliziosi, poi ve li faccio vedere quando arriviamo a casa. C'erano dei mobili veramente tanto tanto belli. Vi ho fatto qualche ripresa qua e là, poi dovrò mettere la musica sotto perché lì c'era la radio accesa e altrimenti poi YouTube, se faccio sentire delle canzoni famose nei miei video, mi blocca il video. Però ecco, c'erano delle cose meravigliose e poi dopo un po' ho smesso di registrare perché altrimenti non mi concentro e lì le cose poi sono appoggiate un po' così a caso, quindi per terra ci sono i quadri appoggiati, poi ci sono anche altri quadri magari appoggiati sopra una sedia che sta a sua volta sopra un mobile. Insomma, bisogna avere mille occhi quando si va là dentro. E ho trovato questi quadretti che sono molto carini e che vorrei mettere sopra a letto, lì dove ho la testiera, un pochino più in alto, in alto ho una mensola e li vorrei appoggiare lì. Adesso devo andare dai cinesi a comprare la carta, varie risme di carta per fare le fotocopie che gliele metto lì in ufficio, perché ho paura che poi, finiscano. Perché io da remoto mando in stampa i vari fogli che servono a loro per lavoro in quell'ufficio che abbiamo nel capannone, però non ho proprio contezza di quanta carta sia rimasta ancora. Quindi adesso faccio una bella scorta e gliela metto là in ufficio. E poi devo andare all'OVS a comprare un pensierino per il figlio della mia amica che ha partorito l'8 marzo e oggi pomeriggio con un'altra mia amica, queste sono le mie due amiche del liceo, l'andiamo a trovare.
E anche la carta l'ho presa, ho preso 4 pacchi, per un po' basterà, cioè per un bel po' questa in realtà. E anche quest'altra commissione è stata fatta, ho preso il regalo per Mattia, che è il bimbo della mia amica, e il regalo glielo facciamo insieme io e la mia amica, quindi avevo un budget e ho scelto delle cose e quando ho dei budget ben precisi ci metto sempre una vita. In questo caso è stato però beh, piuttosto semplice perché comunque i vestitini da bambini... Mamma mia, ma quanto sono belli! In realtà è stato difficile scegliere, decidere qualcosa, perché era tutto molto molto carino. Ora devo andare a prendere un po' d'acqua, 2 casse d'acqua naturale, poi vado in farmacia a prendere l'integratore, e poi vado finalmente a casa perché ho finito di fare tutte le commissioni. E niente, la farmacia era già chiusa, ma in realtà è l'una, però sono venuta appositamente in questa farmacia che c'è al mare, perché io l'integratore l'avevo ordinato lì e non so perché pensavo che rimanesse aperta sempre, facesse orario continuato. Ok, ho dovuto interrompere il video perché questa strada è piena di pini e è piena anche di dossi e di buche causate dalle radici dei pini. Comunque mi sono fatta un cipollotto, ecco vedete tutti questi dossi, perché a tenere la coda, sto molto scomoda perché devo stare con la testa più in avanti e a fine giornata poi se guido parecchie ore o comunque sto parecchio tempo in macchina mi fa male il collo e quindi mi sono fatta questo cipollotto alto in modo che, ah che bello, posso far aderire bene la testa al poggiatesta. Altre buche in arrivo. Comunque, per ritornare al discorso dei saluti, dell'ansia, cioè io non sono una persona maleducata, le saluto le persone, però se la vedo proprio da lontano quella persona e so che posso evitare il saluto, a seconda ovviamente di chi è quella persona, cioè se è una persona cara a cui tengo, sono ben contenta di salutarla e parlarci, però se è un parente alla lontana, insomma, per evitare rogne io evito. Però ecco, non voglio passare come quella maleducata che guarda da un'altra parte piuttosto che salutarti, no, assolutamente. E se mai dovesse succedere che, non lo so, mi incontriate, sono contenta se mi fermate, se mi salutate, ci mancherebbe altro. Io parlo proprio di persone così, persone che non senti, che non vedi da tempo e che magari neanche si ricordano di te, mi viene sempre ansia perché non so se le devo salutare oppure no, anche vecchi compagni di scuola che magari, o non sono della tua classe, ma comunque frequentavi per giocare, ma chi l'ha più visti da anni e anni, cioè se io adesso li incrocio è logico che li riconosco perché la fisionomia è quella, ma li devo salutare o no? E allora per ovviare a questo problema io ho cambiato direttamente regione. No, vabbè, ma sì, in realtà è così però, cioè ci ridiamo, ma io dal liceo tutto quello che potevo fare per allontanarmi dalla mia città l'ho fatto. Non lo so, me la sento molto stretta, quindi il liceo l'ho fatto in questa città vicina, l'università un pochino più lontano a Roma e poi sono andata direttamente in Inghilterra. Me la sento molto stretta questa città, è vero. Bene, sono arrivata sulla strada principale, adesso vado a casa e vado a pranzare e poi mi metto subito all'editing del video che deve uscire oggi pomeriggio, mi devo anche sbrigare. Allora, vi faccio vedere i 3 quadretti, però vi voglio fare una premessa. Guardo in basso perché stanno qua appoggiati a terra, sono sporchi e adesso però non ho tempo di mettermi a pulirli, anche perché oltre a pulirli li voglio scartavetrare un po' perché la cornice è in legno, e poi c'è una profilatura interna, che invece è un po' dorata, cioè è dorata, e quella invece se la scartavetrate con la carta vetrata,
l'entrata va via, lo so perché ci ho già fatto con altre cornici che ho sempre preso al mercatino. E, però vabbè, a parte scartavetrarli, le devo proprio pulire bene. Poi ho tolto l'etichetta con il prezzo, quindi c'è un po', c'è rimasta un po' di carta con la colla. Insomma, adesso li vedrete un po' sporchi. Poi, secondo me, sistemati sono veramente molto carini. Ve li faccio vedere. Allora, eccoli qua. Sono un po' con queste stampe che vanno di moda adesso, però questi sono decisamente più vecchi, anche perché sono un po' tutti ingialliti, la carta è un po' tutta gialla. E vedete qua ci sono i segni dell'etichetta col prezzo, l'ho pagati 5 euro ciascuno. E niente, questa profilatura che vi dicevo la voglio poi scartavetrare, ma poi io quando prendo questi quadretti li lavo bene proprio con la spugna, lavo anche il vetro, insomma gli devo fare, tanto comunque li aprirò da dietro, li apro, gli tolgo la stampa e poi li scartavetro quella parte interna e poi quando è tutto pulito, tutto asciugato, rimetto la stampa e poi li appendo, però no, non li voglio appendere. Allora, le vorrei mettere qua, questa è la tessera del letto e vedete c'è questa mensolina di Ikea sopra, dove vabbè adesso ci ho messo queste cosine, ma non mi piace questa sistemazione. E in realtà qui io ci volevo mettere due quadretti con due foto. Il problema è che hanno una dimensione particolare e non ho ancora trovato la cornice più adatta e quindi nel frattempo ci metto questi tre quadretti. Mentre per quanto riguarda il regalo per Mattia, vabbè, la commessa mi ha chiuso la busta, però adesso la apro così ve la faccio vedere e poi mando anche le foto all'altra mia amica con cui sto facendo insieme il regalo, così almeno lo vede prima di consegnarlo. Allora, gli ho preso due completini, entrambi, con la felpina così, cioè la magliettina sopra garzata e il pantalone a tuta. Allora, il primo ha questa felpina che è deliziosa, già bellissima. Guardate i koala, troppo, cioè il koala che sta abbracciato alla giraffa, so cute. E il pantaloncino così beige con le taschine. E poi invece l'altro completino ha i pantaloncini, cioè quanto sono piccoli. Troppo carino, ho preso 3-6 mesi. I pantaloncini così, blu scuro e la magliettina così, sempre garzata con il tema del mare, Together Forever. E ora devo controllare che abbia tolto i prezzi, ma credo che li ha tolti tutti. E poi due bavaglini con il loncino e sì, con la scritta. Bene. Ma l'ha tolto? Sì, l'ha tolto anche qua. Ora li rimetto nella busta. Allora, io sono qui in cucina davanti al microonde che sto aspettando che si riscaldi il mio pranzo e sono, vediamo un po', sono le 3:15. Alla fine, quando sono arrivata a casa, mi sono messa subito all'editing del video che uscirà oggi e purtroppo oggi mi sa che uscirà un pochino in ritardo. Ho finito di editarlo, solo che adesso si sta esportando in MP4 e poi dopo ci vuole tutto il tempo tecnico con la connessione internet che a quanto pare anche qui non va così veloce e quindi non ce la farò mai, credo, per le 4. Però vabbè, comunque il video è stato editato e ora mi posso finalmente mettere a pranzo. Un pranzo velocissimo perché poi mi devo mettere di nuovo davanti al computer, però questa volta per lavorare. E poi dopo alle 5 ho l'appuntamento a casa della mia amica, quindi sì, lavorerò giusto un'oretta, ecco, non di più. Ok, pranzo pronto. Oggi per pranzo abbiamo pesce e carciofi. Buon appetito a me. Aggiornamento, ho finito di mangiare, tempi record, sono le 15:34, mi sono già anche lavata i denti, ho messo la vestaglietta perché a stare qua seduta davanti al computer poi mi viene freddo perché sto ferma e ora mi metto a lavorare un'oretta. Buonasera, riaccendo la videocamera solo adesso.
E credo che siano quasi le 8, boh, non lo so di preciso. Sono tornata a casa da poco, sono stata a trovare la mia amica. Ah, qua comunque se vedete, no, forse non si vede con questa luce, mi è uscita un'altra creaturella, però in compenso queste tre che avevo, che vi avevo fatto vedere nello scorso video, si sono asciugate perché io metto subito quel prodottino che vi avevo anche fatto vedere in un video passato, SOS Imperfezioni delle Driadi, che ti secca subito tutto il brufolo, però lo dovete schiacciare e io questo per esempio adesso l'ho schiacciato perché mi faceva male tantissimo. Era proprio gonfio e avevo proprio tutta questa parte dolorante e quindi l'ho schiacciato, l'ho subito asciugato con la carta igienica per non far andare l'infezione in giro e poi ho messo quel prodotto e subito sentite, cioè appena lo mettete sentite molto bruciore che vi pizzica, però questo già domani sarà secco, fantastico. Comunque sono stata a casa oggi pomeriggio a casa della mia amica, ho visto il suo piccolino, la new entry, lei ne ha, cioè, ha già un altro bambino che credo abbia 4 anni, se non sbaglio, io non sono molto brava con l'età dei bambini, non... poi me li dimentico, quindi sono molto approssimativa, ecco, per quanto riguarda l'età. E vabbè, comunque invece questo nuovo bambino che si chiama Mattia non ha neanche una settimana perché è nato l'8 marzo. E poi c'era anche l'altra mia amica, che invece ha 3 figli, loro hanno la mia età, stavamo al liceo insieme, ha 3 figli, di cui una, la più grande, ce l'ha avuta quando, aveva 23 anni, quindi potete immaginare, cioè, i tempi del liceo, anche quando magari finite il liceo, ancora sei molto in contatto, no, con, le tue migliori amiche, vivi la vita da ventenne e poi lei tutto ad un tratto ha scoperto di essere incinta, ma lei proprio lo cercava con il suo compagno, poi si sono sposati, lei nel frattempo, mentre era incinta o non mi ricordo se aveva già partorito, non lo so, forse aveva partorito da poco, si è laureata, cioè proprio ha fatto tutto velocissimo. Io invece a 23 anni, boh, non lo so, ancora guardavo le nuvole, sognavo, ma lo faccio tuttora. E comunque no, a 23 anni proprio non mi passava neanche per l'anticamera del cervello di avere dei figli. E invece vi dirò che quando ero più piccola, intorno ai 16-17 anni, invece proprio ne parlavo tantissimo con il mio fidanzato dell'epoca, ma proprio ne parlavamo perché volevamo avere figli, ci volevamo sposare, intorno ai 22 anni, così. Poi crescendo ho sempre rimandato e sto rimandando, ma ora è arrivato quel momento. E per esempio anche il mio fidanzato dell'epoca ora è già sposato, ha 2 figlie, anche loro abbastanza grandi, insomma hanno tutti figli, anche dalla parte del mio fidanzato tutti i suoi amici hanno già fatto tutto quello che dovevano fare, manchiamo solamente io e lui. E insomma, niente, oggi l'altra mia amica è venuta con la sua figlia più grande e quindi le vedevo lì che parlavano, che scherzavano insieme e deve essere effettivamente bellissimo avere a questa età una figlia che è quasi una ragazza già, cioè sì, è una ragazza, una giovane adulta, diciamo, fa la prima media. E quindi, cioè, è bella però come cosa. E poi lei non si è fermata lì, ne ha fatto un altro che ora non so bene quanti anni abbia, io credo intorno ai 5-6 anni. E poi ora ne ha fatto un altro. Infatti ha portato la più grande e il più piccolo. Il più piccolino ha 7 mesi, lui ancora deve compiere un anno ed è anche lui così carino, così espressivo, mamma mia, due occhioni. E sì, sono proprio belli i bambini. E niente.
Comunque, io non ho cenato e non cenerò perché, come sapete, sto facendo il digiuno intermittenza. Per adesso non sento il senso di fame e più tardi magari mi faccio una tisana, non troppo tardi, però magari me la vado a fare subito perché poi dopo, se bevo troppo tardi, la camomilla o comunque bevande calde. E poi la notte mi sveglio perché devo andare in bagno a fare pipì. E invece se bevo l'acqua no, riesco a trattenerla meglio. Bene, sì, mi vado a fare una tisana e poi mi metto al computer. Devo finire un lavoro che avevo iniziato oggi pomeriggio, poi ho dovuto lasciar stare perché sono andata a trovare la mia amica e poi mi sa che mi metto subito all'editing di questo video e nulla, perché secondo me sarà già abbastanza lungo. Che altro dirvi? Ecco, allora noi ci vediamo tra una settimana, quindi ci sarà una settimana off, ma ve l'ho già comunicato nel video che avete visto oggi, comunque ve lo ridico qui nel caso ve lo foste perso. Il mio fidanzato tornerà domani e la prossima settimana la passerò con lui perché non deve andare al lavoro. E quindi ci vediamo prossimamente. Io vi mando un bacio. E vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao!